Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it. Sono tornato dalla Fiera Mobile World Congress. Ahimè, ci sono stato soltanto un giorno, quindi diciamo soltanto il lunedì ho visto cose e fatto cose. Il martedì giusto mezz'ora, poi ho dovuto prendere l'aereo di ritorno e già anche tanto ci sono andato, ma questi sono fondamentalmente i problemi miei. Con questo video cosa voglio fare? Vi voglio un attimino raccontare cosa ho visto e le mie impressioni su tutti i dispositivi che ho toccato con mano. Innanzitutto iniziamo con Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, i due diciamo re per quanto riguarda l'hype che hanno creato. Ladies and gentlemen, this is the Galaxy S9 and S9 Plus. Quest'anno Huawei ed LG non hanno presentato il loro device di top di gamma e quindi diciamo la scena se l'è presa tutta Samsung, che come oramai ci ha abituato diciamo non è che rivoluziona lo smartphone ogni anno. Il ciclo di vita diciamo dal punto di vista estetico è di circa 2 anni, quindi l'anno scorso hanno stravolto l'S7 con l'S8 e quest'anno l'S9 è uno sostanziale, comunque incrementale upgrade, però dal punto di vista estetico non è cambiato tantissimo. La cornice, lo schermo diciamo è sempre più o meno simile, sotto è leggermente un pochino più piccola la banda nera, ma comunque è sempre un ottimo display. Anche per quanto riguarda l'impugnatura è meno stondato diciamo il vetro del dispositivo, quindi si impugna meglio, un po' come hanno fatto con il Galaxy Note 8. Ma la grande novità è la fotocamera che adesso l'S8 Plus ha una doppia fotocamera ed ha anche 6 GB di RAM invece che 4 GB di RAM disponibili su il Galaxy S9, e la fotocamera principale, che è su entrambi i dispositivi, ha un sistema di apertura meccanico che cambia da f1.5 a f2.4. Questo vuol dire che di notte in teoria dovrebbe fare delle foto spettacolari, e vi dico che io sono molto curioso e molto carico per questa fotocamera, perché ho visto delle demo durante, ho proprio provato io con dei test che ti facevano vedere loro, e al buio ragazzi, cioè vede veramente l'impossibile, quindi bisognerà vedere poi come si traduce nella vita reale, e poi come sapete non è sempre uguale. Quindi ottima fotocamera, anche i video, il super slow motion, che ok non è una novità, lo aveva introdotto già Sony, però comunque è una funzione che secondo me ogni tanto la potrete utilizzare. Prima mondiale, il primo test di super slow motion con Samsung Galaxy S9 Plus al mio 3, 1, 2... È stato migliorato anche lo sblocco del viso, riconoscimento viso e iride, adesso fa tutto, quindi dovrebbe essere più veloce, dico dovrebbe perché non sono riuscito a provarlo. E hanno introdotto anche queste specie di emoji con creazione dell'avatar, praticamente viene creato un avatar in 3D del vostro volto, dove potete muovere braccia, mani, testa, bocche. Non è precisissimo come le animoji, però devo dire che è abbastanza divertente. Poi anche lì bisogna vedere quante le utilizziamo. Io le animoji le ho utilizzate sull'iPhone 10 per i primi 2 giorni, poi dopo ho smesso di utilizzarle, quindi vedremo anche qui come sarà. Batteria 3500 mAh per il Galaxy S9 Plus, non è affatto male, e 3000 mAh per il Galaxy S9. Tra l'altro adesso è diventato disponibile in Italia anche Android Pay, quindi se avete uno smartphone Galaxy cercate, googlate Android Pay e troverete le istruzioni per installarlo. Chiaramente non tutte le banche sono compatibili, io ad esempio ho la Carispezia che è del gruppo Credit Agricole e ho la carta di credito Carta Sì che è di Nexi, non va, per adesso non va, mentre con Apple Pay c'è, quindi è comunque questione di tempo ed è già qualcosa che è arrivato, perché pagare con lo smartphone è veramente comodo, ancora più comodo è pagare con l'orologio. Detto questo, passiamo ad altro. Mi sono piaciuto tantissimo due Nokia 7 Plus, spettacolo, 399 euro, lo guardi frontalmente, è un pixel, è uguale identico a un pixel, buon processore, buona fotocamera, e anche il prezzo devo dire che è molto molto interessante. Cosa invece l'opposto, il Nokia 8 Sirocco, o meglio Scirocco, che è dal punto di vista estetico ancora più bello, perché hanno comunque fatto uno smartphone davvero bello. Adesso passerò delle foto in sotto in pressione, nel frattempo questo vuole curvare dove non si può curvare, vabbè. E cosa succede però? Che lo vendono a 799 euro. Adesso io dico, un'azienda come Nokia, che fino all'anno scorso ha messo nel mercato degli smartphone che
c'era da mettersi le mani nei capelli per quanto riguarda design, prestazioni, eccetera eccetera. Ora te ne esci con uno smartphone buono e fai un prezzo di 599, mi fai 599 euro, fidelizzi il cliente e dopo poi te ne comprano, poi dopo continuano a comprarti il top di gamma. 799 sinceramente io non ce li spenderei, perché non so poi come andrà a finire nel caso di rivendita, nel caso di mantenimento del prezzo, eccetera eccetera eccetera. Ok, anche l'S9 crolla, però è un altro paio di maniche. L'S9 comunque, se io faccio un video dell'S9 fa un certo numero di visualizzazioni, se magari lo faccio di Nokia 8 ne fa un altro, quindi per me che devo comunque scegliere cosa comprare, io ragazzi non compro cosa mi piace, io compro anche cosa mi piace, però cosa so che andrà, perché qua ragazzi bisogna poi recuperare i soldi spesi, eh? Io pago, non è che scherzo. E quindi cosa volevo dire? Che questo 799 per me sono un pochino esagerati, anche se lo smartphone comunque è tanta roba. Poi Nokia ha abbracciato il programma di Android One, che vuol dire che la casa madre, quindi Nokia, non Google, rilascerà gli aggiornamenti ogni mese con le patch di sicurezza e avrete sempre la versione di Android originale, come mamma l'ha fatto con qualcosina meno dei Pixel, però comunque molto molto buona. Mi sono perso la presentazione degli Asus che a vederli sono davvero molto interessanti. Anche loro hanno il notch, oramai questo notch preparatelo a vederlo da tutte le parti. D'altronde, se volete uno smartphone tutto display e lo spazio della fotocamera va trovato, e per ricavarlo bisogna fare come ha fatto Apple, ovvero fare i cornetti. Quindi i cornetti un pochino più larghi ce li ha anche Asus con lo Zenfone 5, che c'è in due configurazioni, la versione base e poi la versione top con Snapdragon 845, quindi un gran top di gamma. Anche lì bisognerà vedere, secondo me il prezzo sarà veramente la differenza. Mi sono soffermato anche un pochino sui Wiko perché ha scelto un design un po' particolare, tipo l'Essential Phone con praticamente lo schermo che circonda la fotocamera. Ok, non ha una risoluzione spettacolare, è un 6 pollici con una risoluzione HD, tra l'altro nel video ho detto Full HD ma sbagliato ho. E quindi, però ragazzi, per 199 euro, alla fine è appariscente, è un bel telefono, comunque mi è sembrato anche abbastanza snello, quindi devo dire che loro secondo me hanno fatto bene. Poi c'erano tanti cinesoni con display a tutto schermo, comunque smartphone belli anche da vedere, però anche lì poi bisognerà vedere nell'utilizzo quotidiano, il mercato. Sapete che comunque acquistare un telefono cinese è sempre un pochino un rischio, perché comunque non sono nati per essere commercializzati nel nostro paese. Poi magari si mettono la ROM europea, quello è un altro paio di maniche. C'era anche Mi con tutti i suoi prodotti, ma alla fine non c'era niente di nuovo. Il Mi 7 non è stato presentato, si parla di un Mi Mix 2S, ma anche questo non c'era. E poi tanto 5G, tanta intelligenza artificiale, c'era LG con l'aggiornamento che arriverà sul V30 per abilitare l'intelligenza artificiale della fotocamera, che praticamente riconosce gli oggetti e fa tutte queste cose qua, e nient'altro. Diciamo che dal punto di vista degli smartphone e dei top di gamma non è che c'era un granché. Comunque devo dire che è sempre bello per me girare in questa fiera, ho incontrato tanti amici, ho salutato tutti, mi sono divertito assieme al mio compare Dario Calenda. Se avete visto le storie su Instagram, tra l'altro le ho salvate, quindi andatela a vedere perché secondo me c'è da divertirsi. Il mio profilo è instagram.com/diegocervia e sembravamo Fabio e Mingo, però comunque ci siamo veramente divertiti. Quindi cosa succederà? Che acquisterò Galaxy S9 Plus, colore, sono ancora deciso tra nero e blu, e poi vediamo se magari qualche agenzia di stampa mi manda uno di questi smartphone qui da provare. Io vi saluto, nel frattempo me ne vado a casa e monto il video con le foto. Ciao!